Yes. Voglio che possiate alzarvi e farlo sentire in famiglia, in casa, perché adesso è un amico, è entrato nella nostra rete di amicizie insieme a Deona e noi vogliamo sentire quello che ha da dirci il pastore Peter Tanci, tradotto da Lilian Olivieri. Good afternoon. Buon pomeriggio. Come sta usted? Come state? Spanish. Spagnolo. It's a joy and a privilege to be here. È una gioia e un privilegio essere qui. It's my first time in Milan. È la mia prima volta a Milano. I have been to Rome many times, but first time in Milan, and Milan is beautiful. Sono stato a Roma molte volte, ma è la prima volta a Milano e Milano è bellissima. I think it's because of the people, praise God. Ma secondo me è a causa della gente, che bella, lode a Dio. Now, before we begin, prima di iniziare, I want to give you a short quiz. Voglio farvi un piccolo gioco. Left side against right side. Quindi la parte sinistra della sala contro la parte destra. I will show you a picture of a flag and you must shout immediately if you know the country. Vi farò vedere una bandiera, dovete immediatamente urlare se sapete la nazione. Is that okay? Va bene? To wake you up. È per svegliarvi. All right. Okay? Australia, one point. Ok, one point. Un punto di qua, l'Australia. The winner, your pastor will give you a secret prize. Il vincitore avrà un premio segreto, okay? Da left parte del pastore. Right. Quindi sinistra contro destra. Shout aloud, ok? Dovete urlare a voce alta. Very good. How come it's not working now? Perché non funziona più? Who won? Chi ha vinto? This one. One. 1-1. Denmark. Era la Danimarca. Your country. La nazione. Correct, pastor. Okay. This one for sure. Questo lo saprete di sicuro. I don't know what's wrong with the PowerPoint. Non so cosa succede col PowerPoint. Eccolo. What do you notice about the flag? Cosa notate della bandiera? The cross. La croce. All of these countries. Tutte queste nazioni. Recognize the impact of Jesus Christ. Riconoscono l'impatto di Gesù Cristo.
What country? Che nazione? Did you know that your flag long time ago has also the cross inside? Lo sapevate che molto tempo fa la vostra bandiera aveva dentro la croce? Because Rome was impacted by Jesus Christ also. Perché Roma è stata molto impattata da Gesù Cristo. What's the problem today? Look at the churches, empty. Cos'è il problema oggi? Guardate le chiese, sono vuote. What's my point? Quindi che punto voglio fare io? Cosa voglio precisare? Christianity is only one generation away from extinction. Che il cristianesimo è vicino di solo una generazione a diventare estinto. The family is very important. La famiglia è molto importante. As the family goes, so goes the nation. Così come sta la famiglia, sta la nazione. You know, there was a study by a British anthropologist. C'è stato uno studio di un antropologo britannico. His name is John Unwin. Il suo nome è John Unwin. He studied 4,000 years of civilization. Lui ha studiato 4,000 anni di civiltà. And he studied 80 civilizations out of 4,000 years. E ha studiato 80 civiltà nell'arco di 4,000 anni. And this is his conclusion. E la sua conclusione è questa. When the family goes down, the nation goes down. Che quando la famiglia va giù a picco, anche la nazione va giù a picco. No exception. E non c'è eccezione. Another famous author is John Unwin. Un altro autore famoso, John Unwin. Now, have you heard of Edward Gibbon? Avete mai sentito parlare di Edward Gibbon? Edward Gibbon wrote The Decline and Fall of the Roman Empire. Lui ha scritto Il declino e la caduta dell'impero romano. And this is his conclusion. E questa è la sua conclusione. When the family goes down, quando la famiglia va giù a picco, like what happened to Rome, come quello che è successo a Roma, went up, divorzio è salito, sanctity of life goes down, la santità della vita va giù a picco, the Roman Empire slowly but surely went down also. Anche l'impero romano lentamente ma certamente è andato the in declino. Family is very important. La famiglia è molto importante. Let's look at the Bible. Guardiamo la Bibbia. Will you please read Judges chapter 2 verse 7. Leggete Giudici 2 versetto 7. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore di Israele. The Bible tells us Joshua, when he was still alive, the people served the Lord. La Bibbia ci dice che quando Giosuè era ancora vivo, il popolo serviva il Signore. I need 3 volunteers. Ho bisogno di 3 volontari. 3 men. 3 uomini. Who will come up? Chi è che viene qua su? 3 men. 3 uomini. Praise God. Lode a Dio. 1, 2. E quel terzo. 3. One more. 4. Ancora un quarto more, mi serve. More. The Bible says. La Bibbia dice. What's this? Che cos'è questo? Joshua, the son of Nun, died at the age of 110. Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del Signore, morì all'età di 110 anni. So the first generation, Joshua. Quindi la prima generazione è Giosuè. But Joshua, you also have to die. Ma Giosuè, purtroppo tu devi morire. The Bible tells us, la Bibbia ci dice, Giudici 2:10. Poi dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore né le opere che gli aveva compiuto in favore di Israele. So, in the book of Judges, you have Joshua, quindi nel libro dei Giudici c'è Giosuè, who knew God, che conosceva Dio. Another generation, un'altra generazione, who knows about God, che sapeva qualcosa di they Dio, see the work of God because they still were young, hanno visto le opere di Dio, erano and ancora then giovani. There arose another generation, e poi un'altra generazione, who did not really know God,
che non conoscevano Dio. And the Bible tells us, if you continue reading the book of Judges, e la Bibbia ci dice, se andate avanti a leggere il libro di Giudici, downward, che da questa generazione in giù stop serving the Lord. Smisero di servire il Signore. Christianity is something like that. You parents, you know the Lord. Il cristianesimo assomiglia molto a questo. Tu genitore conosci il Signore. Perhaps your children still follow the Lord. E magari anche i vostri figli seguono il Signore. But just like in Europe, just like in Israel, somehow Christianity is not passed on. Ma così come in Europa, così come in Israele, in qualche modo questo cristianesimo non viene poi trasmesso. So the job of Joshua. Quindi il lavoro di Giosuè. You must disciple your son. E discepolare suo figlio. And you must disciple your son. Tu devi discepolare tuo figlio. But you must make sure he disciples the son. Ma tu, Giosuè, devi assicurarti che lui discepola suo figlio. That's why the apostle Paul tells us in 2 Timothy 2:2. E per questo che l'apostolo Paolo in 2 Timoteo 2:2 ci dice. Paul talks to Timothy. Paolo parla a Timoteo. He talks to Timothy. Parla a Timoteo. He tells Timothy. E dice a Timoteo. Whatever you heard from me, teach to faithful men who will teach others. Qualsiasi cosa tu abbia sentito da me, insegnalo a uomini fedeli che lo insegneranno ad altri uomini fedeli. My heart's desire. Il desiderio del mio cuore. Is for you to understand discipleship. E che voi comprendiate il discepolato. Without discipleship, Christianity will not be passed on. Il cristianesimo non sarà trasmesso alle future generazioni. So Joshua. Quindi Giosuè. You must disciple your son. Tu devi discepolare tuo figlio. And you must disciple your son. E tu devi discepolare tuo figlio. And pass on to the next generation. E questo deve essere trasmesso alla prossima thank generazione. You, Joshua. Grazie thank you, Giosuè. Thank you. The Bible tells us. La Bibbia ci dice. Joshua died. Che Giosuè morì. There arose a generation that did not know the Lord. Ed è sorto un'altra generazione che non conosceva il Signore. Nor the work which he had done. Nemmeno le opere che egli aveva compiuto. How is that possible? Com'è possibile? When the parents neglect discipleship. Quando i genitori sono negligenti nel discepolato. I introduce to you another family. Io adesso vi presento un'altra famiglia. The name is Eli. Il nome è Elia. Who is Eli? Chi è Elia? Eli. Eli. Who is Eli? Eli. Not scusate, Elias, scusate Eli. Ho sbagliato io. Eli. Eli was a priest. Era un sacerdote. His sons were priests. I suoi figli erano sacerdoti. Yes. Sì. Eli. Eli. The sons of Eli, Hophni and Phinehas. I suoi figli erano Hophni e Phinehas. Were priests. Erano sacerdoti. Now notice. Guardate. The sons of Eli were worthless men. I suoi figli erano uomini scellerati. They did not know the Lord. Non conoscevano il Signore. How is that possible? Com'è possibile? The father is a priest. Il padre è sacerdote. The children are priests. I figli sono sacerdoti. But the Bible says. Ma la Bibbia ci dice. The children do not know the Lord. Che i figli non conoscevano il Signore. Is that possible? È possibile? I know of many pastors. Io conosco molti pastori. Their children stop following Jesus. Che hanno dei figli che hanno smesso di seguire Gesù. Is that possible? È possibile? Yes. Sì. So my message today is how to be a radical Christian. Quindi mio messaggio oggi è come essere un cristiano radicale. How do you transform the world? Come trasformare il mondo? How do you transform your society? Come trasformare la nostra società? Let me tell you a story. Adesso vi racconto una storia. This man was old already. Quest'uomo era già vecchio. He was about to die. Stava per morire. So he called his children. Quindi chiamò i suoi figli. And he told his children. E disse ai figli. When I was younger, I tried to change the world. Quando io ero più giovane, ho cercato di cambiare il mondo. I discovered it is very hard to change the world. Ma ho scoperto che è molto difficile cambiare il mondo. Perhaps I should have started with my country. Forse avrei dovuto iniziare con il mio paese.
Then I discovered it is hard to change your country. Ma poi ho scoperto che è difficile cambiare la propria nazione. Then I thought about perhaps I should change my city first. Allora poi ho pensato, ma forse dovrei prima cambiare la mia città. Then I discovered it is hard to change the city. Ma poi ho scoperto che è difficile cambiare la città. Perhaps I should have started changing my town. Forse avrei dovuto iniziare a cambiare la mia cittadina. Then I discovered it's hard to change the town also. Ma poi ho scoperto che è difficile cambiare anche il paesino, la cittadina. Perhaps I should have started changing my family. Forse avrei dovuto iniziare cambiando la mia famiglia. And by changing my family, e cambiando la mia famiglia, perhaps I can change the town. Forse avrei cambiato la cittadina. And by changing the town, perhaps I can change the country. E cambiando la cittadina avrei cambiato la nazione. And by changing the country, perhaps I can change the world. Cambiando la nazione, forse avrei cambiato il mondo. But to change my family, ma per cambiare la mia famiglia, I must begin to change myself first. Devo prima iniziare a cambiare me stesso. So, quindi, discipleship begins with your relationship with God. Il discepolato inizia con la tua relazione con Dio. And now, e adesso, I don't know what happened. Non sappiamo cosa sta succedendo. Let's pray. Let's ask God to restore the. Preghiamo, chiediamo a Dio di ristorare il PowerPoint. Lord Jesus, Gesù, I thank you. Ti ringrazio. That you are in control. Che tu sei in controllo. Amen. Amen. Thank you. All right. Grazie. What is the purpose of God's design for the family? Qual è lo scopo, il progetto di Dio per la famiglia? Now, before I talk about the family, prima di parlare della famiglia, I want to ask, how many are married? Raise your hand. You are married. Voglio chiedere di alzare la mano chi è sposato. Higher, higher. Ancora più alta la mano. Wow, majority are married. How many of you have children? You have children who are, let's say, from 0 to 10 years old. Raise your hand. Quanti hanno figli dai 0 ai 10 anni? 0 to 10 years old. Higher, higher. Ancora più alta le mani. From 10 to 15 years old. Raise your hand. Dai 10 ai 15 anni. Wow. From 15 to 20 years old. Dai 15 ai 20. Okay. From 20 to 25 years old. Raise your hand. Dai 20 ai 25. Wow. From 25 to 30. Dai 25 ai 30. I know how old you are. Adesso so quanti anni avete. From 30. From 30 to 40. Dai 30 ai 40. Wow. Praise God. Lode a Dio. From 40 to 45. Dai 40 ai 45. That's me and my wife. Queste sono io e mia moglie. 40 to 45. Anybody? All right. How many of you are singles? Quanti sono single? How come you keep raising your hand? Ma perché continuate a alzare la mano? May I ask all the singles to stand up? Singles. Tutti quelli che sono single, alzatevi in piedi. Wow. Now singles. Adesso voi single. This message is for you also. Questo messaggio è anche per voi. Why? Perché? Stand up, singles. Rimanete in piedi. I want you to listen very well, singles. Vi chiedo, single, di ascoltare molto attentamente. Because the same principles on how to disciple family members applies to how to disciple others. Perché gli stessi principi su come discepolare i membri della famiglia sono validi per come discepolare gli altri. I'm going to teach universal principles. Io insegnerò dei principi universali. How parents can influence their children? Come i genitori possono influenzare i loro figli? And how singles can influence others? E come i single possono influenzare altri? Believe it or not, same principles. Che ci crediate o no, sono gli stessi principi. I'm going to give you 8 principles. E vi darò 8 principi. How do you influence loved ones? Come influenzare coloro che amate? How do you influence your friends? Come influenzare gli amici?
How do you influence your children? Come influenzare i vostri figli? These principles are from the Bible. E questi principi vengono dalla Bibbia. Is the book? Il libro? Quale libro? I wrote these 8 principles in a book. Ho scritto questi 8 principi in un libro. And I'm going to give you the books, but they are in English. E vi darò questi libri, ma sono in inglese. How many can read English? Quanti sanno leggere in inglese? Okay, that Perfetto. Is my gift. That's my gift Questo to you. Questo è il mio dono per voi. Okay? This book. Questo libro. Motivate. Motivare. M-O-T-I-V-A-T-E. M-O-T-I-V-A-T-E in inglese. 8 principles. 8 principi. So I don't have many copies, but I'm donating this to the church, and not enough copies, but you can go to the internet and you can buy this from Amazon. Okay, non ho molte copie, quelle che ho li dono alla chiesa e comunque potete andare in internet e lo potete acquistare da Amazon. Io spero che questo libro vi aiuterà. All right. Okay. Thank you. Please sit down. Grazie, sedetevi adesso. Now, what is God's purpose for parents? Qual è lo scopo, il progetto di Dio per i genitori? Everybody, let's read together in Italian. Leggiamolo insieme in italiano. Egli ha comandato ai nostri padri di Egli ha comandato ai nostri padri di insegnare queste cose ai loro figli. Ogni generazione che verrà, quella dei figli che nasceranno, possa a sua volta impararlo. Raccomandi ai propri figli di mettere la loro fiducia in Dio, di non dimenticare le sue opere e di osservare i suoi comandamenti. Notice, God said, tell our fathers that they should teach their children and the children yet to be born. It's about future generations. Notate che c'è scritto, dite ai padri di insegnare ai loro figli, ma anche ai figli che ancora devono nascere. Even the children yet to be born. Anche i figli che ancora dovranno nascere. That they should put their confidence in God. Che dovranno confidare in Dio. So, whose job is it to teach our children who God is and the ways of the Lord? Quindi, di chi è il compito di insegnare ai figli chi Dio è e quali sono le sue vie? Who? Chi? May I ask the fathers to stand up? Posso chiedere ai padri di alzarsi in piedi? All fathers. Tutti i padri qui. Fathers. Padri. God has entrusted the primary responsibility to fathers. Dio ha dato la responsabilità primaria a voi padri. Because in our culture it's usually the mothers. Perché nella nostra cultura normalmente è la madre. Chinese culture. Nella cultura cinese. Philippine culture. La cultura filippina. It's usually the mother. Generalmente è la madre. But the Bible says. Ma la Bibbia dice. Fathers. Padri. I think the principle is fathers and mothers together. Secondo me il principio è padri e madri Because insieme. The mother by nature spend time with the children. Perché per natura delle cose la madre passa tempo con i That's bambini. That's the nature of the mother. Perché questa è la natura della madre. But the nature of the father is not to focus on children. Ma la natura del padre non è quello di focalizzarsi Because the fathers sui figli. Are always busy outside. Perché i padri hanno sempre molto da fare fuori dalla famiglia. But God is saying You need to understand his plan for the family. Ma Dio sta dicendo dovete comprendere il mio piano per la famiglia. Pass on a godly generation. Trasmettete quello che sapete affinché la generazione dopo sia una generazione che conosca Dio. So fathers, you talk to each other, pass on a godly generation. Quindi padre, parlatevi proprio, ditevi, dobbiamo trasmettere una generazione che conosce Dio. So fathers, talk to each other. Quindi padri, ditevelo proprio, parlatevi fra di voi. How do you influence your family? Come influenzare la vostra famiglia? Thank you, sit down. Grazie, grazie, sedetevi. Do you mind if I show you my family? Adesso vi faccio vedere la mia famiglia. Okay. Stephen.
I obeyed the Bible. Io ho obbedito alla Bibbia. I multiply. Io mi sono moltiplicato. Understand? Capisci? So, my wife, please stand up. Chiedo a mia moglie this di alzarsi in piedi. Lovely wife. Questa è la mia bellissima moglie. We have five wonderful children. Abbiamo cinque figli meravigliosi. And they are all happily married. E sono tutti felicemente sposati. What do you notice about my children? Cosa notate dei miei figli? They look all very nice, right? Certo, sono tutti belli, ovviamente. You know why? Sapete they perché? Look like my wife. Perché assomigliano a mia moglie. And now I taught them the Bible. E adesso io ho insegnato la Therefore, Bibbia. Quindi, I have 20 grandchildren. Quindi ho 20 nipoti. Venti nipoti. And my children also wrote in this book. They wrote also in this book. E anche i miei figli hanno scritto in questo libro. So I like to share with you certain biblical principles. Quindi io vorrei condividere con voi alcuni principi biblici. Now my children, they all love the Lord. Tutti i miei figli amano il Signore. My children, they all serve the Lord. Tutti i miei figli servono il Signore. My grandchildren are also now speaking and serving the Lord, some of them. E alcuni dei miei nipoti stanno già parlando del Signore e servendo il Signore. So, 8 principles. 8 principi. From the word motivate. Che arrivano da questa parola motivate, motivare. This talk will be divided into 3 sessions. E questo mio insegnamento è suddiviso in 3 sessioni. First session today. Prima sessione oggi. Next session is Saturday. Prossima sessione la seconda è sabato. The last session on Sunday. E l'ultima sessione è domenica. The workshop tomorrow afternoon is different. Il workshop domani sarà diverso su un altro tema. It is how to multiply churches and discipleship. Sarà basato su come moltiplicare la chiesa But e il discipolato. This session, ma questa sessione 8 principles. 8 principi. How to disciple loved ones. Come discepolare i nostri amati. And singles, you can apply the same principle. E single, voi potete applicare gli stessi principi. From the acronym M-O-T-I-V-A-T-E, motivate. Dall'acronimo che significa motivare, M-O-T-I-V-A-T-E. Motivate deals with the heart. La motivazione ha a che fare con il cuore. Okay? So I'm going to explain. Quindi adesso spiegherò. These 8 principles. Questi 8 principi. The Bible text comes from Deuteronomy. Quindi il testo biblico viene da Deuteronomio. So let's read it together. Leggiamolo These insieme. Are the commands, decrees, laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing. Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prenderne possesso. So God is telling Moses, you teach the Israelites the following principles, quindi, the following laws. Quindi Dio sta dicendo a Mosè, insegna agli israeliti i seguenti principi, le seguenti leggi. So that you and your children may fear the Lord your God as long as they live by keeping all his decrees and commandments, so that you may enjoy long life. Così che tu tema il tuo Dio e il Signore osservando tutti i giorni della tua vita, tu e i tuoi figli e i loro figli, dopo di loro tutte le sue leggi e i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. You notice something. Notate una cosa. God told Moses, teach your children to obey. Dio disse a Mosè, insegna ai tuoi figli ad obbedire. For what purpose? Per quale scopo? The purpose is so that they may enjoy long life. Lo scopo è affinché i loro giorni siano prolungati. Until your disciple, until your children know the heart of God. Finché i tuoi discepoli e i tuoi figli non conoscono il cuore di Dio. All of God's rules are meant to protect us and to bless us. Che tutte le regole di Dio sono state create per proteggerci e benedirci. Your children will not want to they won't have a desire, they won't have a motivation to follow God. I tuoi figli non avranno il desiderio, la motivazione di seguire Dio. God says so that you, their children and their children
may fear the Lord so that they will enjoy long life. E Dio dice affinché tu, i tuoi figli e i loro figli conoscono il Signore affinché abbiano i giorni loro prolungati. Today many people have wrong ideas about God. Oggi tanta gente ha delle idee sbagliate su Dio. They think the Bible is very restrictive. Pensano che la Bibbia è una cosa, un libro molto restrittivo. They think that God does not want people to be happy. Pensano che Dio non voglia che la gente sia felice. They think that God is so strict. Pensano che Dio è molto severo. They don't understand the heart of God is to protect us. Non capiscono che il cuore di Dio è di proteggerci. To give us guidelines on how to live life. Di darci delle linee guida su come vivere la vita. So the world, Satan, the media made fun of Christians. Quindi il mondo, Satana e i media prendono in giro i cristiani. So we do not understand the heart of God. Ma noi non capiamo il cuore di Dio. Discipleship begins by affecting the heart of the people you are discipling. Il discepolato inizia sul toccare e avere un effetto sul cuore di chi stai discepolando. What do I mean? Cosa significa? Look at the next verse. Guardate il prossimo versetto. Hear, O Israel, be careful to obey so that it may go well with you. So that it will go well with you. Ascolta Israele, bada a mettere in pratica, obbedire perché tu sia felice, perché tutto vada bene con te. So, what does it mean? Cosa significa? Read the next verse. Leggete il prossimo versetto. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. These words which I'm commanding you today shall be in your heart. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Notice God says you shall love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your might. Notate che Dio dice tu amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. God begins with love. Dio inizia con l'amore. Why should we love God with all our heart, soul and mind? Perché dovremmo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, le forze? All right. I'm going to talk to those who are married. Those who are married, say hi to me again. Quindi adesso parlerò a chi è sposato. Married, chi è sposato married, mi married. Saluti, gli sposati. Married. All right. Married. I'm going to talk to the wife now, okay? Wives, listen to me. Adesso parlerò alle mogli. Mogli, ascoltatemi. If your husband is courting you, se tuo marito ti sta corteggiando, did your husband court you before you got married? Per esempio, tuo marito ti ha corteggiato prima che tu ti sposassi? Yes. Okay. Sì, bene. And your husband tells you, honey, I love you. I love you with 98% of my heart. E tuo marito ti dice, amore, io ti amo col 98% del mio cuore. And then you say, e tu dici, why 98%? Perché solo 98%? Okay, you say no, 99%. Allora il marito dice, ma vabbè, no, 99%. What is the 1%? E allora cos'è quell'1%? Then you tell your wife, you know, I have this classmate, allora, my old moglie, girlfriend. Sai, cioè, io avevo questa vecchia fidanzata. I want permission from you. Voglio il permesso da parte tua. To have breakfast with her once a month only. Di andare a far colazione con lei una volta al mese soltanto. I will not kiss her. No, non la bacerò. I will not touch her. Non la toccherò. I have no sex. Non avrò sesso con lei. Stop. No, voglio once solo parlare. A month. Una volta al mese. Ladies, will you say okay? Ok, signore, voi direte di sì? What's wrong with you? 99%. Vabbè, ma scusa, che problema c'è? 99% è per voi. You want how many percent? Che percentuale volete voi? What makes you think? Cosa vi fa pensare? It's okay to love God 90%. Che va bene amare Dio 99%. What makes you think it's okay to love God 98%? Cosa vi fa pensare che va bene amare Dio solo il 98 e il 99%? If you yourself want your husband to love you 100%. Se tu stessa vuoi che tuo marito ti ami al 100%. What makes us think that it's okay to love God 99%? Cosa ci fa pensare che è ok amare Dio solo il 99%? And that is our problem. Questo è il nostro problema. We don't love God 100%. Noi non amiamo Dio al 100%. And if you don't love God 100%, e se tu non ami Dio al 100%, Christianity will not be passed on. Il cristianesimo non sarà trasmesso alle prossime generazioni.
That's what God says. Per questo che Dio dice. You begin by loving me with all your heart, soul, mind, 100%. Inizia amando me con tutto il tuo cuore, la tua anima e le tue forze al 100%. Gentlemen. Uomini. Will you marry your wife? Sposerai tua moglie? If your wife says I love you 99%. Se tua moglie ti dice io ti amo al 99%. Then you ask your wife. E tu chiedi a tua moglie. Why 99%? Perché 99%? And then the wife will say. E tua moglie ti dice. You know, I have this former classmate. Sai, ho questo così amico di scuola che avevo soccer, in precedenza. He's a good soccer player. Gioca bene a calcio. But I like to have breakfast with him also. Once a month only. E una volta al mese mi piacerebbe vederlo per far colazione. Gentlemen, will you say okay? Uomini, voi direte di sì? Of course, now you say go ahead, huh? Go ahead. No, no, certo, voi direte sì, sì, fate. No. Joke only, joke, huh? No, sto scherzando. Hey guys, you 100%? Voi volete il 100%? Gentlemen, giusto? You 100% from your mariti, wife? Mariti, volete il 100% giusto dalle vostre ladies, mogli? Ladies, you 100%? Mogli, volete il 100% giusto? God wants 100%. Dio vuole il 100%. That is the foundation of discipleship. Questo è il fondamento del discepolato. Disciple your children, disciple your friends to learn to love God 100%. Discepolate i vostri figli e i vostri amici e insegnate loro ad amare Dio al 100%. How do you do it? Come si fa? Why focus on the heart? Perché concentrarsi sul cuore? Because we are concerned about behavior, God is concerned about the heart. Perché l'uomo si preoccupa del comportamento, Dio invece si preoccupa del cuore. You know, many parents look at the behavior. Sapete, molti genitori guardano il comportamento dei figli. I have learned go beyond behavior, look at the heart. Io ho imparato di andare oltre il comportamento ma guardare al cuore. Behavior is external. Il comportamento è qualcosa di esteriore. The heart is internal. Il cuore è qualcosa di interiore. The heart is the root. Il cuore è la radice. Behavior is the fruit. Comportamento è il frutto. Lasting change takes place in the heart. Un cambiamento che dura inizia nel cuore. Until the heart is affected. Finché il cuore non viene toccato. Discipleship will not be effective. Il discepolato non sarà, non avrà successo. So these principles, how do you disciple your family, your friends, so that their heart is affected? Quindi questi principi, come faccio a discepolare i miei figli e i miei amici affinché questo discepolato abbia successo? And how do you do that? Come si fa? The Bible says, remember, when you walk, when you sit, when you rise up. Quindi la Bibbia dice quando cammini, quando ti siedi, quando ti alzi. Questi sono i principi. To affect the heart. You follow the 8 principles. Quindi per toccare il cuore devi seguire gli 8 principi. You begin by modeling. Inizi essendo un esempio, modello. Next, open communication. Poi una comunicazione aperta. Then, after open communication, you need to spend time. Quindi dopo un tipo di comunicazione aperta hai bisogno di passare And del then tempo. You develop relationship, intimacy. Poi sviluppi una relazione, intimità. And then you cast vision. E poi tu dai visione. And then you have to affirm them. Poi hai bisogno di affermarli. And then you have to train them. Poi hai bisogno di addestrarli. Until it becomes a habit. Finché quella cosa non diventa. And then you have to entrust them to the Lord. Non diventa una cosa usuale e poi li affidi al Signore. So let's start with modeling. Quindi iniziamo con l'essere modelli, esempi. Remember 8 principles. Ricordatevi 8 principi. I will teach you the first 2 principles. Vi insegnerò i primi 2 principi oggi. Principle number one, modeling. Principio numero uno, essere un esempio. Everybody, fare da modello. You say with me, modeling. Ditelo con me, fare da esempio. All right, modeling. Okay. What is the principle of modeling? Qual è il principio del fare da esempio? Children copy us positively or negatively. I bambini ci copiano in positivo o in negativo. The Bible tells us. La Bibbia ci dice. 1 Corinthians 11:1. In 1 Corinzi 11:1. Be imitators of me as I imitate Christ. Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. This is the method of discipleship. Questo è il metodo del discepolato. Number one, modeling. Quindi numero uno, fare da esempio, say essere un me. Modello. Dite modeling. Con me. Fare da esempio. Let me show you how powerful it is. Vi faccio vedere quanto potente è. Everybody stand up. Alzatevi.
Listen to what I say. Ascoltate quello che dico. Stretch your hand as wide as possible. Aprite le braccia il più largo possibile. As wide as possible. Più largo possibile. When I count 1, 2, 3, on the third, when I say 3, what must you do? You clap as hard as you can. Quindi quando io arrivo al 3 conterò 1, 2, 3, voi dovete poi applaudire il più forte possibile. Are you listening? State ascoltando? Listen to me. Ascoltate? As wide as possible. Quindi prima allargate le braccia destra e sinistra when più largo possibile. Up to three, quando io conto a 3 cosa dovete fare? Clap as hard as you can, okay? Dovete battere le mani più forte possibile. Are you ready? Pronti? 1, 2. No. I said 3. Io ho detto sul mio 3. Why did you clap? Perché avete battuto le mani? Because children, perché i don't bambini listen, non ascoltano, copiano. That's your problem. E questo è il vostro problema. Be a good model. Dovete essere un buon esempio. Because children don't listen well. Perché i bambini non ascoltano attentamente. They copy. Copiano. Disciples don't listen well. The disciples copy you. I discepoli non ascoltano attentamente, vi copiano. Your disciple is watching you. Il tuo discepolo ti sta osservando. Modeling is the most effective way of teaching. Essere un esempio è il modo più efficace di insegnare. Modeling is about lifestyle. Ha a che fare con uno stile di vita. What you are outside the house should be who you are inside the house. Quello che sei fuori di casa deve essere ciò che sei dentro casa. Because your children are always watching us. Perché i tuoi figli ti guardano sempre. You know, your children copy us, whether what you do, right or wrong, they copy. Perché i tuoi figli ti copiano sia che quello che tu faccia sia giusto o sbagliato. You cannot tell your children, don't copy me. Non puoi dire a tuo figlio non mi copiare. They are copying you. Ti copieranno. Whether you like it or not, they are copying che us. Ti piaccia o no, i figli ci copiano. Values are caught, not taught. I valori vengono trasmessi, non insegnati. I remember years ago when I was in the States. Mi ricordo anni fa quando ero negli Stati Uniti. I brought my children to a restaurant. Ho portato i miei figli in un ristorante. I have 5 children. Ho 5 figli. They love to eat. E amano mangiare. So we ate in a nice restaurant, and I remember the waiter saying, "You know, your children eat a lot." Abbiamo mangiato in un ristorante buono. Mi ricordo il cameriere che diceva, "Però i tuoi figli mangiano tanto." Because they paid half price. Perché pagavano metà prezzo. Children's rate. E pagavano il prezzo per i bambini. But they eat like men, like grown-ups. Ma mangiavano come adulti. After eating, dopo aver mangiato, I paid the bill. Ho pagato il conto. So we went to the car. Quindi siamo andati alla macchina. And then my wife looked at the bill. Poi mia moglie ha guardato il conto. My wife said, "Honey, they did not charge us properly." E ha detto, amore, guarda che non ci hanno fatto il conto giusto. They undercharge us. Ci hanno fatto pagare di meno. Now, what will you do if you're the father? Allora, se tu sei il padre, cosa faresti? Alleluia. Alleluia. You know, my wife and I, no question, no discussion, I drove the car back to the restaurant. Sapete, mia moglie e io non c'è stato bisogno neanche di parlare. Ho preso la macchina e sono tornati indietro al ristorante. My children were asking, "Why are you going back to the restaurant?" E i miei figli mi dicevano, "Papà, perché stai tornando al ristorante?" I said, "We need to pay extra. They did not charge us properly." Ho detto, "Dobbiamo pagare di più perché non ci hanno fatto pagare il giusto." So when I went down, quindi quando sono sceso into the restaurant, sono entrata al ristorante. Some of my children followed me. Alcuni dei miei figli mi hanno seguito. They were watching. Stavano osservando. And then the cashier. E poi il cassiere. What can I do for you? Dice, cosa posso fare per lei? I said, "You did not charge us properly." E gli ho detto, guardi che lei ha fatto il conto sbagliato. Non here's the extra money. E non ci ha fatto pagare abbastanza, ecco i soldi in più. The cashier said, "Nobody does that." E il cassiere ha detto, ma nessuno fa così. I told the cashier, "We are followers of Jesus." E io ho detto al cassiere, noi seguiamo Gesù. You know, that simple act. Sapete, quell'azione così semplice, I guarantee you, impacted my sons.
Vi garantisco che ha avuto un impatto sui miei figli e le mie figlie. My children discovered there are something more important than money, which is integrity, which is character. E miei figli hanno scoperto che c'è qualcosa di più importante dei soldi: l'integrità, il carattere. Today, oggi, my two sons run our family business. I miei due figli sono a capo del nostro business di famiglia. You can trust them completely. Potete fidarvi di loro completamente. They are honest. Sono onesti. People trust them. La gente si fida di loro. Because years ago, perché anni fa, they saw, hanno visto, the importance of integrity and character. L'importanza dell'integrità. Praise e del God. Carattere. Lode a Dio. You see, children copy us, good or bad. Vedete, i figli ci copiano, sia che facciamo le cose giuste o quelle sbagliate. I remember one day in the States I was driving. Mi ricordo un giorno, eravamo negli Stati Uniti, stavo guidando. And there was a speed limit. E c'era un limite di velocità. Now, I don't know if you remember, there was a gas crisis years ago in the States. Non so se vi ricordate, a un certo punto c'è stata una crisi di petrolio in America. The speed limit was so ridiculous, it's only 55 miles per hour in the highway. E il limite di velocità era assolutamente ridicolo, era 55 miglia all'ora in autostrada. I was driving from Las Vegas to Grand Canyon. E io stavo guidando da Las Vegas al Grand Canyon. Highway, no car. E c'era questa autostrada, nessuna macchina. And I drove. E guidavo. And I drove. Stewardship of time, you know, save time. I drove fast. E io andavo veloce perché dovevo risparmiare tempo. And then my daughter was sitting beside me. E mia figlia era seduta accanto a me. My daughter said, "Daddy." Mi ha detto, papà. What is the speed limit? Cos'è il limite di velocità? I said, "Oh no." I said, "What is speed limit?" E io ho detto, qual è il limite di velocità? Of course I know. Certo che lo sapevo. So, my daughter caught me overspeeding. E quindi mia figlia mi ha sgamato che stavo andando oltre il limite di velocità. Many years later, molti anni dopo, she was taking her dentist degree in San Francisco. Si stava laureando, lei è dentista a San Francisco. And when we said goodbye and I flew back to the Philippines, e quando ci siamo salutati ho preso l'aereo per tornare alle Filippine. After one, two days, she called me. Dopo due giorni mi ha chiamato. She said, "Daddy." Ha detto, papà. You know what happened? Sai cosa è successo? I said, "What happened?" Cosa è successo? The police caught me. La polizia mi ha presa. I said, "Why?" Perché? Over speeding. Stavo andando troppo veloce. I said, "What did the police do?" Ha detto, che ha fatto la polizia? The police looked at the computer. Dice, hanno guardato al computer. Ah, first time offense, I forgive you. Han detto, beh, la prima volta che sbagli ti perdono. So, hallelujah. Alleluia. No problem. Non c'era problema. One week later. Ma una settimana dopo. She called me again. Mi ha chiamato ancora. Daddy. Papà. You know what happened? Sai cosa è successo? I said, "What happened?" Cosa? The police caught me. La polizia mi ha preso. What are you doing? E cosa stai facendo? Overspeeding. Avevo infranto il limite di velocità. I said, "Baby, your father has repented. I have changed. I am no longer overspeeding." Ho detto, amore, guarda che tuo padre si è pentito, è cambiato, non infrange più il limite di velocità. Children copy us. I figli ci copiano. Good or bad. Nel bene e nel male. Tell your neighbor, be a good model. Dillo a chi è seduto a fianco a te, sii un buon esempio. Modeling is about authenticity. Essere un buon esempio ha a che fare con l'autenticità. Not perfection. Non con la perfezione. Let me repeat. Ripeto. We are not perfect. Non siamo perfetti. But you have to be authentic. Ma dobbiamo essere autentici. What do I mean? Cosa significa? You know, my wife and I have been married for 46 years. Sapete, mia moglie e io siamo sposati da 46 anni. Now, the truth is, sometimes we have, disagreements, la verità è che a problems. Volte entriamo in disaccordo, ci sono dei problemi. I remember one night. Mi ricordo una sera. We were having dinner. Stavamo mangiando. And my wife asked me a very funny question. E mia moglie mi ha fatto una domanda molto strana. Gentlemen, do you have this problem sometimes your wife asks you
crazy questions? Uomini, vi capita mai che le vostre mogli vi facciano delle domande che non hanno senso? I got irritated with her. E io mi sono irritato perché questa domanda era strana, era. So I answered back in a very sarcastic way. E gli ho risposto con un tono molto sarcastico. I thought that's it. Ho pensato, vabbè, finita qui. My wife and I and our family, after dinner, we walk almost every night together. Ok, dopo cena la mia famiglia, cioè mia moglie e i miei figli, andiamo a fare una passeggiata. That night, quella my sera, wife did not walk with me. Mia moglie non mi ha accompagnato. I think she was hurt. Credo che fosse ferita. But my daughter walked with me. Ma mia figlia ha camminato con me. And my daughter said, "Daddy, can I walk with you?" E mia figlia ha detto, "Papà, posso passeggiare con te?" My heart began to pump. Mio cuore ha cominciato a avere la tachicardia. My daughter said, "Daddy." E mia figlia like ha detto, "Papà, like to talk to you. Vorrei parlarti." Daddy, papà, the way you talk to mommy, I said, "Oh no." Dice, sai, il modo in cui hai parlato alla mamma, io ho detto, "Oh no." In our family, we practice accountability. E nella nostra famiglia noi mettiamo in pratica il principio di essere responsabili. I was tempted to explain. La mia tentazione è sì, di rendere conto. La mia tentazione era quello di spiegare. I was trying to explain to my daughter it is the fault of my wife. Stavo cercando di spiegare a mia figlia che era colpa di mia moglie. But I remembered model. Ma mi è venuto in mente no, devo essere un esempio. I must model humility. Io devo essere un esempio di umiltà. I must model listening. Devo essere un modello di chi sa ascoltare. So I told my daughter. Quindi ho detto a mia figlia. Yes, honey. What do you want to say? Sì, tesoro, cos'è che mi vuoi dire? But my heart was in pain. Ma il mio cuore era addolorato. My daughter said, "Dad, the way you talk to mommy is not polite." E mia figlia ha detto, "Sai papà, il modo in cui parli con la mamma non è un modo educato." Fathers, have you been corrected by your children? Padri, siete mai stati corretti dai vostri figli? How do you feel? Be honest, how do you feel? Sii onesto, come ti senti, padre? Painful, huh? È doloroso. No? Have you been corrected by your wife? Sei mai stato corretto da tua moglie? Even more painful. È ancora più doloroso. Anyway, I said, io ho detto a mia figlia, So when we got home, quindi quando siamo arrivati a casa, I called all the other children. Ho chiamato tutti gli altri figli. I called my wife. E ho chiamato anche mia moglie. I said, "Honey." Ho detto, tesoro. I have a confession to make. Ho una confessione da fare. Children. Figli, I want to tell you something. Voglio dirvi qualcosa. Will all of you forgive me for the way I talked to my wife? And I said, "Honey, will you forgive me?" Potete perdonarmi per come ho parlato con la mamma, amore, a mia moglie. Puoi perdonarmi? Sì. Modeling is not perfection. Vedete, essere un buon esempio non vuol dire essere perfetti. It's being authentic. Vuol dire essere autentici. When you make a mistake, quando tu sbagli, you admit it. Tu lo confessi. When you make a mistake, quando sbagli, assume responsibility. Tu ti prendi responsabilità per ask quell'errore for forgiveness. E chiedi perdono. And that is the meaning of modeling. Questo è il significato di I essere esempio. I want to show you a video of my daughter. Voglio far vedere un video di mia figlia. Potete far vedere il video about modeling. Sull'essere un buon esempio. Suono? Let's pray again. Lord Jesus. Preghiamo ancora, please, Signore Gesù. Help the tech. Aiuta. To have sound, Lord, we like to hear, so it's better. Vorremmo ascoltare, vorremmo please, il Lord suono. Please, Lord Jesus, help us. Audio. Amen. Because as kids we were very sensitive to hypocrisy, and I praise God that my parents were consistent about loving God
and role modeling that to us. I want to give you some highlights of what really ministered to me when I was growing up. And one of the first things was that moodiness was not allowed in our home. And my mom was a predictably joyful person. We'd come home and we didn't have to guess, you know, what mood will mom be in today? And she was like that also towards my father. And she told us as women, because there's three of us girls and two boys, but the women, she said, you know, moodiness is selfishness. So even if you have PMS, you are not allowed to be moody because you can be controlled by the Holy Spirit. And she could say this because she really role modeled this. You know, she's in her 60s, and I know at some point she went through menopause, but we never knew when that was because she didn't burden us with her hormones. So she was really a predictably joyful person. And, you know, my parents are so positive by God's grace that my son, my eldest, one time he was visiting my parents, and I heard him say to them, you know, Aung Kong, you're such a joyful person. You're always so positive. You also, Grandma, you're always so positive. And I was listening, and I felt a little bit jealous, so I pulled him over to the side, and I said, what about Mommy? What about Mommy? And my son, he's very politically correct, so he said, I can see that you are trying to change, and you have improved a lot. So I took that. I said, okay, praise God. At least he said, I'm improving a lot. You know, I also valued my parents' example of receiving criticism because they were in the ministry and we would see them. Sometimes they'd be counseling people or they'd receive negative comments from people. And my dad told us, you know, if people criticize you, be prepared for it because in ministry, that's really the way it is. And if it's something false, then praise God. But if it's something true, then you can learn from it and you can change. So it's really a win-win. Because if it's something false, then it can be like taken as a warning. So I was really blessed by that in my parents. And I remember they would always let us correct them. They would ask us, how can we improve? How can we change? And so we would tell them things like one time I saw him correcting somebody on his team. And I said, Dad, I think the way you spoke to that person wasn't very kind. And instead of being defensive, he said, you know what? This is why I really need you kids, because you guys can see these things and you can tell me these things, and I really appreciate it. So we were really blessed by that model of humility, that desire to really change and improve for God's glory. Another thing I appreciate about my parents was they didn't put a premium on material things. My dad, whenever he'd get a new car, he said that my mom had this special ability to hit inanimate objects with new cars. So she would hit a fire hydrant, she would hit a pole with a new car. And then she would come home to my dad and she'd say, Hon, you know what, I hit the car today. And my dad, you wouldn't see a single vein, you know, pop out on his neck. He was always so positive. He'd be like, are you okay? Were you safe? And this taught me, you know, you hold the things of this world lightly. Possessions are not more important than people. And I also remember growing up, they didn't buy luxury brand items. So we didn't grow up in an environment where we saw our parents spending a lot of money for branded things. So as kids, we also didn't grow up with that kind of appetite. It taught us, you know, you don't have to spend a lot of money for things, for that sense of security. And then the other thing that I learned from them was not to be reactive. This positive way of responding to circumstances really blessed me as a daughter, and it taught me with my own children not to be overreactive, not to be a reactive, irritable parent, because I was so blessed by my parents' patience and trying to be, you know, non-reactive when we would tell them our problems, when we would tell them our mistakes. That really blessed me as a daughter. And then the last thing I wanted to close with was how I was so blessed by how my parents would really seek after God and love Him. And I remember as a child, I would see my father really studying the Bible. He would spend hours and hours every morning because he was a businessman. So he could block off the morning to really spend time reading God's word. And I remember I would watch him because I would peek into his study room and he would just be hovered over the word of God, really reading it, praying, also reading Christian books. And I thought, wow, there must be something about the word of God that is so attractive, that is so wonderful, to make my dad spend this much time in it. And one time I asked him, I said, Dad, how do you prepare for your messages? And what he said really blessed me. He said, you know, honey, I've been preparing all my life.
In other words, what this said to me was, you know, all those hours that he spent in God's word, that's the reason why he could be an effective leader. There's no shortcuts in ministry. And I learned that from them because I saw that to be effective in ministry, for God to really use you, you really need to seek after God. And I wanted to close with a story of my mom, because my mom is the type, okay, if she hits inanimate objects, she shares the gospel with animate objects. So anybody that she had a chance to, she would always try to share the gospel with them. If she was on the plane or anywhere. And I remember this one story. She was in Trinoma, and she had a bag beside her. And she was discussing something with some people, and a lady snatched it and started running. Now, if you can picture my mom, she's blonde. She always wears heels. She's in her 60s. She runs after this lady. She runs after this lady, and then there was a policeman, a security guard that stopped the lady, that apprehended her, and said to my mom, "Do you want to write a report?" And my mom got her bag back, but you know what she did? She shared the gospel with that lady. And she led that lady to the Lord. And when I hear stories like this, you know, I'm so blessed, because it tells me that, you know, the gospel, we must do everything for the sake of the gospel. And that's what I learned from my mom, from my dad. And I just want to close with that story, and I hope that blessed you, that really we don't have a perfect family. But when we would open up to our parents about our problems, mistakes we made, by God's grace, they responded in a way that still made us want to really follow God and love Him. So I praise God for my parents. They're not perfect, but by God's grace, they really love God with all their heart, and that's what impacted us the most. Thank you. Praise God. Gloria a Dio. Can you go to the next PowerPoint, please? Okay, everybody, please read this. You must be what you want your children to be, because they will become who you are. Leggete questo. Devi essere quello che vuoi che i tuoi figli siano, perché diventeranno quello che sei. So, what I'd like you guys to do, if you don't mind, married or singles. Quindi adesso quello che vorrei che voi faceste, sposati o single, non importa. Try to answer the following questions quickly. Cercate di rispondere alle seguenti domande. What are you modeling to your children or to your disciple? In cosa sei d'esempio per i tuoi figli o per i tuoi discepoli? What must you stop doing? Cosa hai bisogno di smettere di fare? What must you start modeling? E che cosa devi iniziare a fare per essere un esempio? How many of you, if you are seated beside your spouse? Se tu sei seduto o seduta accanto al tuo coniuge? Just one or two minutes. Can you think, what are you modeling right now? What are you modeling to your family members, to your office mates, to your disciples? What kind of model are you? Prendetevi un minuto o due per cercare di capire, riflettete, che esempio sono per la mia famiglia, per i miei colleghi di lavoro? Question number two is this. Domanda numero due. What must you stop modeling? What must you change? Che cosa devo cambiare? Cosa devo smettere di fare? For example, for some men, you lose your temper quickly. Per esempio, alcuni uomini vanno in escandescenza molto rapidamente. I do not know your life. Io non conosco la tua vita. But I know I can always improve. Ma io so che si può sempre migliorare. So you ask yourself. Quindi chiediti. What kind of a model am I to my family, to my friends, to my office mates? Che tipo di esempio sono per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei colleghi di lavoro? What must I stop doing? Cosa devo smettere? What should I start doing? Cosa dovrei iniziare a fare? Can I give you one or two minutes? Posso darvi uno o due minuti? You pray. Pregate. And then whatever God tells you. E qualsiasi cosa Dio vi dica. You make it a prayer. Fatela diventare una preghiera.
okay, if you have prayed about it, do you mind telling your neighbor one thing? Tell your neighbor, what must you stop doing and what must you start doing? Just tell, just quindi, talk to your neighbor. Se ci avete pregato, be humble, be humble. Sii umile, girati verso chi è al tuo fianco e di la cosa che devi smettere di fare, la cosa che devi iniziare a fare. Okay, I'm sure you will. God will guide you many things. Okay. Sono sicuro che Dio vi guiderà in molte cose. So I pray that you will keep improving. You will keep growing. Quindi prego che continuerete a migliorare, continuerete a progredire. And be a good example. E che sarete un buon esempio. When you make a mistake, admit it. Quando sbagli, ammettilo. Okay, next principle is open communication. Prossimo principio è la comunicazione aperta. So what's the first principle? Cos'è il primo principio? To impact the heart of your disciple. Essere d'impatto sul cuore del tuo discepolo. Modeling. Attraverso l'esempio. Say that with me, modeling. Ditelo com'è, essere un esempio. Principle number two. Principio numero due. Open communication. Comunicazione aperta. I'm going to ask my wife to come and see. Is going to close this one with this example. Okay, chiedo a mia moglie di salire e lei vi spiegherà questo esempio. Let me ask you a question. Vi faccio una domanda. Have you heard this statement? Avete mai sentito questa citazione? The problem between parents and teenagers is a generation gap. Il problema fra i genitori e i figli è questo salto di generazione. Have you heard that? L'avete mai sentito dire? It's not true. Non è vero. It's not really a generation gap. It is a communication gap. Cioè, non è un salto di generazione, un vuoto, è un vuoto nella comunicazione. Let me ask you. Vi chiedo. Do you know what your kids' dreams are? Voi sapete quali sono i sogni dei vostri figli, le loro paure, i loro conflitti, their mistakes, i loro errori, their crushes. È quello che gli piace. Do you know? Lo sapete? A friend of mine's daughter, I had lunch with her, and I asked her, how are you and your mom? She said, my mom's great, she loves people, she's always helping them. I said, well, that's great, but she said, I wish one thing. Allora, sono andata a pranzo con la figlia di una mia amica e ho detto, come va con la mamma? Dice, benissimo, lei è carina, è sempre allegra, aiuta le persone, però c'è una cosa. She said, she's always listening to other people. Dice, ascolta sempre gli altri. But I wish she would listen to me. Ma vorrei che ascoltasse me. Do you think your children might feel the same way? Pensate che magari i vostri figli pensano la stessa cosa? So let's look at open communication. Quindi guardiamo insieme la comunicazione aperta. The law of open communication. La legge della comunicazione aperta. The law of application is the more you communicate, the more you can influence your children. Quindi più comunichi, più puoi influenzare i tuoi figli. You know why? Because the more you will hear them. Sapete perché? Perché più li ascoltate. Now God has given us his formula for good communication. Allora, Dio ci ha dato la sua formula per una buona comunicazione. Do you know what it is? Sapete qual è? It's in the Bible. È nella Bibbia. But it's not on the screen. Ma non è qui sul LED wall. Ecco, oh, no? Sorry. That's working. I am point where? Point there. Wives, submit to your husbands. Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti. Okay. James 1:19-20. Giacomo 1:19-20. You read it. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira nell'ira l'uomo non compie la giustizia di Dio.
Okay, can you guess God's formula for good communication? Quindi riuscite a indovinare la formula di Dio per una buona comunicazione? Let me help you. Vi aiuto. How many ears do you have? How many? How many ears? A quante orecchie avete? Two. Due. How many mouths do you have? Quante bocche avete? One. Una. So God says, be quick to hear. Quindi Dio dice, siate pronti ad ascoltare. Slow to speak. Lenti a parlare. And slow to anger. E lenti all'ira. But what is the communication style of most parents? Ma qual è lo stile di comunicazione della maggior parte dei genitori? Do you know? Sapete? Lecture. E fate delle lezioni, dei lecture, sermoni. Lecture, lecture. Dei sermoni continui ai vostri figli. Am I correct? È giusto? How many are guilty? Quanti sono colpevoli di questo? Alzate la mano. I think most of us are. One day my daughter was telling me a problem. Credo che siamo la maggioranza di noi fa questo. Un giorno mia figlia mi stava raccontando un suo problema. And I felt bad because she was upset. E mi sentivo male perché lei era ferita, era addolorata. So as a mom, I wanted to solve her problem. E quindi come mamma volevo risolvere il suo problema. So while she was sharing her problem, quindi mentre lei stava condividendo il suo problema, I butted in with my solution. Io l'ho interrotta con la mia soluzione. And you know what my dear daughter said? That was Joy, the one that just spoke. E sapete cosa mi ha detto la mia figlia carissima Joy, quella che avete visto prima nel video? She said, "Mom, when I share," ha detto, "Mamma, quando io condivido." Why do you always feel you have to give me a solution? Perché pensi sempre che mi devi dare una soluzione? Could you not just listen? Non potresti solo ascoltare? So. Quindi. This is the secret to open communication. What is open communication? Questo è il segreto della comunicazione aperta. Cos'è la comunicazione open aperta? Open communication with your children, with your disciples, with your friends. Una comunicazione aperta con i tuoi figli, con i tuoi discepoli, con i suoi amici significa they feel safe. Che loro si sentono al sicuro. To share with you anything. Si sentono al sicuro di poter condividere qualsiasi cosa con voi. Even their deepest secrets. Anche i loro segreti più nascosti. Without the fear of being rejected, senza la paura di essere rifiutati, judged, giudicati, scolded, rimproverati. So, quindi, how do we have this kind of communication? Come riusciamo ad avere questo tipo di comunicazione? Let me share a few points with you. Condivido un paio di punti con voi. Ok. Honey, command me again. Okay. Okay, the secret is not lecture, 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 but la chiave è non fare un sermone sempre in continuazione, ma listen, listen, listen. Ascoltare, ascoltare, ascoltare. Can you turn to your neighbor and say? Puoi girarti verso il tuo vicino? Listen, e dire, listen, listen. Ascolta, ascolta, ascolta. Okay. So, how do we do this? E come si fa? Because the more you listen, the more you understand. Perché più ascolti, più comprenderai. And the more you can influence your children. E più riuscirai a influenzare i tuoi figli. And what is our goal in parenting or discipling? E cos'è il nostro scopo nel genitoriale o nel discepolato? To help them to grow in Christ's likeness. Aiutarli a crescere a somiglianza di Cristo. So here are some pointers. Ecco alcune indicazioni. Listen to understand. Before you speak, to be understood. Prima ascolta per comprendere, prima di parlare per essere compreso. Can you say that to your neighbor? Puoi dirlo al tuo vicino? Prima ascolta per comprendere, poi parla per essere compreso. It doesn't mean that you do not speak, but you listen first. Non significa che non devi parlare, ma prima devi ascoltare. It's so hard. It takes discipline. Ci vuole disciplina, è duro da fare. So listen with full attention. Quindi prima devi ascoltare attentamente al 100%. A friend of mine's daughter came to me again another time, another person. La figlia di un'altra mia amica è venuta da me. This was another friend's daughter. È un'altra ragazza. And she said to me, e mi ha detto, my mother does not love me. Detto, mia madre non mi ama. And I said to her, why do you say that? Ho detto, ma perché dici questo? And she says because when I want to talk to my mom, e ha detto perché io quando voglio parlare con mia madre, she is on her iPad or her iPhone. È lì con l'iPad o l'iPhone.
And I say, "Mom, can you put down your iPhone? I want to talk to you." E dico, mamma, riesci a mettere giù l'iPhone perché ho bisogno di parlarti? And my mom says. E mia mamma mi dice. Honey, I can hear you when I'm on my iPad because I can multitask. Dice, guarda, io sono brava a fare multitasking, ti ascolto anche se sono sull'iPad. Are you guilty? Sei colpevole di questo? When you are on your iPhone or your cell phone, your iPad, it means that what's on that device is more important than what your child or your disciple is trying to say to you. Quando tu sei lì col tablet, il computer, il cellulare, quello che stai dicendo è che quello che stai guardando su quell'aggeggio è più importante di quello che tuo figlio o tua figlia ti voglia dire. So in our family, at dinner time, we have no devices at the table. Quindi, per esempio, la nostra famiglia quando mangiamo non è permesso avere questi aggeggi a tavola. Listen with full attention. Quindi ascolta pienamente con l'attenzione al 100%. And husbands and wives, are you listening? Ascoltate. Even if your kids aren't there, still give each other full attention. Anche se non ci sono i tuoi figli in quei momenti, datevi piena attenzione comunque lì quando siete a tavola. Okay, listen to their hearts, to their feelings. Ascolta i loro cuori, i loro sentimenti. When you listen, it shows respect. Quando tu ascolti, mostra che tu rispetti. And the Bible says if you speak before you understand, it's foolishness. E la Bibbia dice che se parli prima di comprendere è follia. Until you they feel like you understand how they feel, they won't want to hear any suggestions. Finché non si sentono che tu capisci come si sentono, non vorranno sentire i tuoi consigli. Because they won't feel you understand them. Perché non avranno l'impressione che tu li capisca. So don't try to correct their feelings right away. Don't say you shouldn't feel that way, it's wrong. Quindi non cercare subito di correggere come si sentono dicendo no, ma non dovresti sentirti così, è sbagliato. You listen. Ascolta. And then e poi, don't react or shout. Non reagire o urlare. Never. Mai. You know why? Sapete perché? Quando lo fai, it slams the door on open communication. E chiude la porta di botto verso la comunicazione aperta. A friend came to me. È venuta da me un'amica. She said, "You know, Diana, you won't believe what my daughter just did." Detto, sai, non crederai mai cosa ha fatto mia figlia ieri. I said, "What did she do?" Detto, cosa ha fatto? She shouted at me. Mi ha urlato. I said, "What? What happened?" Ho detto, cosa è successo? Come and mai? She said, "When my daughter shouted, I said to her, 'Don't shout at me.'" Quando mi ha urlato dietro, ho detto, "Non mi urlare." And my daughter said, "Well, I shout at you because you shout at me." E mia figlia mi ha detto, "Io urlo contro di te perché tu urli a me." And then the mother said to her daughter, e la mamma ha detto a sua figlia, "I'm your mom. I can shout at you if I want." Io sono tua madre, io posso urlare a te se voglio. That can be our attitude, but it's very wrong. Questo può essere il nostro atteggiamento, ma è sbagliato. Can I give you a visual? Posso darvi qualcosa da vedere, un when visivo? You shout or you lose your temper, quando tu urli o perdi la pazienza, it's like a hand grenade has exploded. È come se esplodesse una granata a mano. And you think, anyway, I apologize, it's okay. E tu pensi, vabbè, chiederò scusa, andrà tutto a posto. Can I tell you the problem with a hand grenade is shrapnel? Ma il problema di quando esplode una granata è che ci sono tutti i pezzettini. When you shout, there's shrapnel in your child's heart. Quando tu urli a tuo figlio, rimangono quei pezzettini nel cuore di tuo figlio. They get a hard heart. E il cuore si indurisce. And it closes the door of communication. E chiude la porta alla comunicazione. No, not working. Oh yes. It's gone backwards. Oh no, it went backwards. Sorry. I'm low tech. Sorry. Oh yes. Ask questions. Fai delle domande. Ask questions to understand them. Per comprenderli. These are open-ended questions, not yes or no questions. Questioni aperte, non dove la risposta è sì o no. How they feel, what they're thinking, and come why. Come si sentono, cosa stanno pensando, perché lo stanno pensando. Remember, you don't want to just have good behavior. You want to understand the heart. You want the heart to change. Ricordati, non serve solo avere un buon comportamento. Devi comprendere il cuore. Vuoi che il loro cuore possa cambiare. And then share your own stories. E poi condividi le tue storie. You know your struggles. E le tue your lotte. Mistakes, i tuoi errori. Relate. That relate to their situation. Che hanno a che fare con la loro situazione. Then a good question to ask is how can I pray for you? E una buona domanda da fare è come posso pregare per te? Because they will usually share a prayer request. Perché allora condivideranno una richiesta di preghiera. So to help you understand this, I want to share a story. Quindi per aiutarvi a comprendere tutto questo voglio condividere una storia. This is a story of my daughter Candy. È
È una storia di mia figlia Candy. She's the one who was overspeeding in the States. È lei che aveva infranto il limite di velocità in America. So she's an athlete. Lei è un'atleta. She's beautiful. È molto bella. And she was a basketball player in high school and college. Giocava a basket a scuola e nel college. One day she came to me, "Mom, can I talk to you about something very personal?" E un giorno è venuta da me e ha detto, "Mamma, ti posso parlare di una cosa molto personale?" I said, "Of course, Candy. What is it?" E tu, certo, Candy, dimmi. She said, "Mom, you know, I wonder if I struggle with lesbianism." Ha detto, "Mamma, sai, mi sto chiedendo se forse ho un problema col lesbismo. Or I have a tendency. O forse ho una tendenza verso." So what would most parents do at that point? Quindi la maggior parte dei genitori cosa farebbero? What? Direbbero, "Don't be like that, you're a pastor's child." Direbbero, "Forget that. Non puoi essere così, sei figlia di un pastore." I didn't react, I took a breath. Io non ho reagito, ho respirato. And I said, "Honey, why do you feel that way?" Ho detto, "Amore, perché ti senti questa cosa, pensi questa cosa?" A question. Gli ho fatto una domanda. And I asked about her feelings. E ho chiesto come si sentiva. And she said, "Mom, because I have a friend and I really have feelings for her." Ha detto, "Mamma, perché ho un'amica e sento questo trasporto verso di lei." And I said, "Well, having feelings doesn't mean it's a lesbian relationship, it's what you do with those feelings." Ho detto, "Guarda che avere questi sentimenti di trasporto verso di lei non vuol dire che sei lesbica, so è quello her, che fai con quei sentimenti." I asked her some more questions and then I said, "Can I share with you my own story?" Quindi le ho fatto delle altre domande e poi ho detto, "Posso condividere la mia storia con te?" She said, "What, mom, you have a story about this?" Ho detto, "Come, mamma, hai una storia su questo?" I said, "Yes, I do." Ho detto, "Sì, ce l'ho." And so I said, "You know, when I was 13, I was babysitting in a house and I found girly magazines." E tu sai, quando avevo 13 anni stavo facendo da babysitter in una casa e ho trovato delle riviste un po' osè. And I said, "I really like looking at them." E a me piaceva guardarli. They were just girls in bikinis, but I was flat-chested at 13. Erano solo ragazze in bikini, ma siccome io non avevo ancora un seno a quell'età, and I liked looking. Mi piaceva guardarli. And every time I went to that house, e ogni volta che andavo in quella casa, I tried to find the magazines. Cercavo di scovare dove erano quelle riviste. So then I began to think, "Do I have lesbian tendencies?" E allora ho cominciato a pensare, forse ho delle tendenze lesbiche. And although I had boyfriends and never had a relationship with a girl, that question was always in the back of my mind. E anche se ho avuto dei fidanzati e non ho mai avuto una relazione con una ragazza, quella domanda era rimasta lì. I said, nella mia testa. One day, finché un giorno God spoke to me. Dio mi ha parlato. He said, "Diana, do you know?" Mi ha detto, "Diana, sai? I created male and female." Io ho creato maschio e femmina. I created no other gender. Non ho creato nessun altro genere. And he said that lesbianism, homosexuality is not a destiny. E mi ha detto, il lesbismo, l'omosessualità non è un destino. It is a lifestyle choice. È una scelta di stile di vita. And when I thought about it, I thought, "Do I want to fall?" So the question is. Quindi, e quando ci ho pensato, insomma, la domanda è: will you follow me, Diana, or will you not follow my design? Dio mi stava dicendo, seguirai me o non seguirai il disegno che And io. So I made a choice. E io ho fatto una scelta. I would follow God. Avrei seguito Dio. And that answered my question. E questa ha dato la risposta And I said, alla mia Candy, domanda. E ho detto, Candy, are you not happy that I did? Non sei felice che io l'ho fatto, che ho seguito See, Dio? I married your wonderful father, ho sposato il tuo padre meraviglioso, whom I love dearly, che amo tanto. And you are the byproduct of our love, of your love, of our love. E tu sei un sottoprodotto del nostro amore. And I said, by the way, e ho detto, e anche, there's no genetic, there's no evidence that it's genetic. Even the homosexual community has to admit that. E ho detto, guarda che non esiste nessuna evidenza che è genetico, anche la comunità omosessuale è obbligata ad ammettere questo. But they would want you to believe that it's genetic because then they will get your sympathies. Ma vogliono che tu creda che è genetico perché così avranno la tua comprensione e compassione. And you will feel that they have no choice, so let them have a life. E tu penserai, vedi, non hanno scelta, quindi lascia che seguono questa scelta di vita. But I said, that's not true. It's a choice that you have to make to follow God or not to follow God. Ma ho detto, guarda che non è vero, una scelta che devi fare di seguire Dio o di non seguirlo. And you know, after that she embraced me with tears in her eyes and she said, "Mom." E dopo di questo mi ha abbracciato con gli occhi pieni di lacrime e ha detto, "Mamma, thank you so much. Grazie. If I could not talk to you, se non potessi parlare con te, talk to? Con chi potrei parlare?" It's God. Gloria a Dio. Open communication. Comunicazione aperta. Say it with me. Ditelo con me. Listen. Ascoltate. Listen. Ascoltate. Listen. Ascoltate.
Today she's married. You'll see her video. Oggi è sposata, vedrete il suo video domani. With four kids and a wonderful husband. Praise God. Ha quattro figli e un marito meraviglioso. Lode a Dio. Praise God. Lode a Dio. So what have we learned today? Quindi cosa abbiamo imparato oggi? How do you influence your loved ones? Come puoi influenzare i tuoi amati? How do you influence your disciple? I tuoi discepoli. You focus on the heart. Ti concentri sul cuore. To focus on the heart. Ti concentri sul cuore, numero uno. Modeling. Essendo un buon esempio. Everybody say modeling. Ditelo tutti. Essere un buon esempio. Principle number two. Principio numero due. Open communication. Comunicazione aperta. Listen, listen, listen. Ascoltare, ascoltare, ascoltare. Communication. Comunicare. And then in e the poi, coming session nelle on sessioni Saturday, che faremo sabato, I will give the other principles. Okay? Daremo gli altri principi, ok? God bless you. Dio vi benedica. You.